Salve amici. Le antiche mura dello Stato Sacro del Vaticano non hanno racchiuso solo la luce della fede e della speranza. A volte anche l'oscurità si è annidata al loro interno. Bugie, tradimenti e invidia non hanno risparmiato questo luogo. L'amore, la saggezza, l'umiltà hanno convissuto con l'indifferenza, l'inganno, l'orgoglio, l'intolleranza e l'avidità. E la storia non lo dimenticherà mai. L'intera storia del Vaticano è piena di contraddizioni e misteri. E nonostante l'apparente spiritualità dello Stato Pontificio, anche qui fervevano le passioni e avevano luogo intrighi di vario tipo. Nel video di oggi ti parleremo di questo minuscolo Stato, che nasconde molti segreti interessanti e in alcuni casi scioccanti. La storia della scomparsa di una ragazza di 15 anni di nome Emanuela Orlandi resta una delle più misteriose da una quarantina d'anni. Il 22 giugno 1983, Emanuela è scomparsa subito dopo aver terminato le lezioni in una scuola di musica. Prima della scomparsa, la ragazza ha chiamato la sorella e le ha raccontato di aver incontrato un uomo che le ha offerto di distribuire volantini per un negozio di cosmetici a buon prezzo. Emanuela non è più tornata a casa. I genitori hanno lanciato l'allarme la mattina dopo, ma lei non è mai stata trovata. Pochi giorni dopo la scomparsa, i genitori hanno ricevuto telefonate da persone che avevano visto Emanuela distribuire volantini. Poi sono stati chiamati da persone sospette, che hanno offerto di restituire la ragazza in cambio del rilascio di un terrorista turco del gruppo dei Lupi Grigi. Ma la polizia non aveva motivi sufficienti per crederci. La chiamata successiva con informazioni sulla ragazza è arrivata solo nel 2005. Un anonimo ha consigliato di esaminare una delle tombe della Basilica Romana di Santa Pollinare. La polizia ha condotto perquisizioni e ha trovato nella cripta di un tempio del XVIII secolo il corpo del mafioso Enrique da Pedis, detto Renatino, ucciso nel 1990. L'ex amante di Renatino, Sabrina Menardi, ha dichiarato in un'intervista che una volta un mafioso le ha confessato che Emanuela era stata rapita. La donna ha anche aggiunto che il mafioso l'aveva uccisa e aveva nascosto il corpo nella foresta. Gli inquirenti ritengono che il rapimento della giovane ragazza sia strettamente legato al Vaticano, poiché all'inizio degli anni Ottanta la Banca Vaticana ha preso in prestito una grossa somma di denaro dalla mafia. Quando la banda ha chiesto indietro i soldi, il Vaticano non ha avuto fretta di restituirli e la mafia ha iniziato a ricattare, organizzando attacchi contro persone vicine al Sacro Trono. Forse uno dei crimini fu il rapimento di Emanuela. Suo fratello ha raccontato che in tutti questi anni si è rivolto ai papi nella speranza di ottenere aiuto e trovare sua sorella. In particolare si è fidato molto di Papa Francesco, considerandolo onesto e di buon carattere. Tuttavia, Papa Francesco si è rifiutato di aiutarlo e gli ha chiesto di non contattarlo più. Il corpo di Emanuela Orlandi non è mai stato trovato. Per lunghi anni, l'archivio e la biblioteca del Vaticano hanno richiamato l'attenzione per i loro misteri. Si ritiene che al loro interno siano conservate le risposte a molte domande sulla civiltà umana e su Dio. Questo alone di mistero è dovuto principalmente al fatto che è molto difficile entrare nella Biblioteca Vaticana. Oltre al clero, possono visitarla scienziati e altri specialisti muniti di apposito permesso che abbiano compiuto i 75 anni di età. Invece l'Archivio Vaticano è esclusivamente di proprietà privata del Papa. Il diritto di proprietà dell'archivio passa al pontefice successivo dopo la morte o il ritiro del precedente. Ma cosa c'è nell'archivio e nella Biblioteca Vaticana? L'archivio contiene i documenti personali di tutti i papi, oltre a una raccolta di materiali che riguardano l'attività della Chiesa Cattolica. La Biblioteca Vaticana custodisce circa 1,5 milioni di libri stampati, 150.000 manoscritti, 300.000 monete e molto altro. Tra le sue mura si trovano una serie di lettere scritte dalla regina Maria di Scozia poche settimane prima della sua esecuzione nel 1587, oltre a un'antica Bibbia del 1209 quasi completamente conservata. La
La Germania nazista, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha messo in scena crimini sanguinari, il cosiddetto Olocausto, uccidendo brutalmente milioni di persone innocenti. I nazisti hanno condotto con cura la pulizia etnica dell'Europa orientale e, sorprendentemente, dopo la fine delle ostilità, la maggior parte dei criminali di guerra non è stata punita, poiché è riuscita a fuggire dall'Europa. La fuga di migliaia di nazisti è stata agevolata dal Vaticano. Questa informazione può essere scioccante, ma è un dato di fatto. Gli storici raccontano che nel 1942 il Vaticano creò percorsi appositi noti come Sentieri dei Topi, che portavano principalmente in Sud America, in particolare in Argentina, Paraguay, Brasile e Cile. Tali rotte erano associate allo spionaggio statunitense e coperte dall'intelligence britannica. Il primo sentiero dei topi attraverso la Spagna fu tracciato dal sacerdote Antonio Weber. E proprio grazie a questi sentieri, molti criminali nazisti sono riusciti a fuggire e a continuare la loro vita in Sud America. Antonio Weber decise di mettersi al sicuro e, dopo la fine della guerra, affermò che grazie a queste rotte aveva salvato migliaia di ebrei fuggiti dal regime di Hitler. Weber affermò anche di non conoscere la vera identità dei migranti, quindi le rotte potrebbero essere state utilizzate anche dai criminali nazisti. Tuttavia, in seguito si è scoperto che i sacerdoti del Vaticano sapevano chi stavano aiutando, poiché ciascuno dei criminali ottenne la cittadinanza vaticana e per qualche tempo si finse un sacerdote. Si ritiene che circa 30.000 nazisti abbiano lasciato l'Europa con passaporti vaticani. Il Vaticano è unico anche perché all'interno delle sue mura si trovano documenti e manufatti sulla storia della civiltà umana. Una delle invenzioni più sorprendenti conservata nel Vaticano è il cronovisore. È stato progettato dal monaco e fisico benedettino Marcello Ernetti negli anni 70, insieme ad altri due fisici. La macchina del tempo permetteva di sbirciare nel passato e persino di vedere com'è effettivamente avvenuta la crocifissione di Cristo. Questo è quello che si dice, almeno. Secondo Ernetti, il cronovisore non spostava le persone nel tempo, ma mostrava solo gli eventi del passato. I ricercatori ritengono che tutto ciò che accade nel mondo non scompaia, ma venga immagazzinato nello spazio in un continuum temporale o nel campo informativo dell'universo. Nella sua unica intervista, Ernetti ha raccontato il principio di funzionamento del cronovisore. Questo dispositivo è dotato di diverse antenne realizzate con materiali segreti. Le antenne possono essere impostate sull'epoca desiderata, dopodiché sul monitor appare l'immagine, accompagnata da suoni. A sua detta, grazie al cronovisore, Ernetti sarebbe riuscito a ottenere molti scatti interessanti del passato e, per dimostrare il vero funzionamento della macchina, ha presentato al pubblico un'immagine della crocifissione di Cristo. Secondo il cristianesimo, Gesù Cristo è il Figlio di Dio venuto sulla terra per espiare i peccati dell'umanità. Sappiamo dalla Bibbia che fu concepito in modo immacolato dalla Vergine Maria e per tutta la vita non ebbe amore carnale con le donne. Tuttavia, nella Bibbia è presente anche Maria Maddalena, una meretrice, che rinunciò alla sua vita peccaminosa e si pentì davanti a Cristo. Fu questa giovane donna che seguì il Figlio di Dio, fu presente alla sua crocifissione e fu la prima persona ad essere onorata dell'apparizione del Cristo risorto. Tale intimità spirituale tra un uomo e una donna ha dato origine a controversie su chi fossero l'uno per l'altra. Molti credono che in realtà Gesù Cristo e Maria Maddalena fossero sposi e probabilmente avessero figli e che questo mistero non sia rivelato nella Bibbia. L'idea che Gesù fosse sposato fu resa popolare da Dan Brown. È impossibile sapere dalla Bibbia ciò che Cristo ha fatto oltre a insegnare. Secondo alcuni teorici, tali dettagli della sua vita sono nascosti al sicuro negli archivi del Vaticano. Un manoscritto trovato in Israele dice che Gesù Cristo era sposato con Maria Maddalena, ma è impossibile fidarsi completamente di questi documenti, poiché non si sa chi sia il loro autore. Inoltre esiste una teoria secondo la quale Maria Maddalena era la corredentrice di Cristo, sua sorella, e quindi figlia di Dio.
In ogni caso, è quasi impossibile scoprire i dettagli della vita privata di Cristo. E anche se fosse stato davvero sposato e avesse avuto dei figli, ciò rimarrà un segreto e sarà nascosto dalla Chiesa. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like, diteci la vostra in un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!